ringraziare il Circolo Giovane Italia che ospita il secondo appuntamento antiproibizionista in omaggio, onore al decimo compleanno del Canapaio Ducale di Parma. Vorrei salutare gli ascoltatori di Radio Radicale che ascolteranno il dibattito e l'incontro in radio nei prossimi giorni. E quest'anno si è deciso di separare la parte, diciamo, più festosa che si è svolta la settimana scorsa al Male Club rispetto alla parte più di approfondimento, e quest'anno, a differenza delle altre volte, dove di solito la parte dibattito era diciamo di attacco, denuncia della legge attualmente in vigore sugli stupefacenti in Italia, si è deciso di usare come scusa e scamotage la presentazione di un libro, il libro dell'avvocato Zaina, La difesa nei reati da stupefacente, per illustrare, raccontare a chi è interessato le forme, com'è la legge in Italia e quelli che sono i sistemi per, diciamo, difenderci noi coltivatori e consumatori abituali o saltuari di marijuana, appunto difenderci dalla legge. Quindi è una sorta di... Sì, ma vabbè, una in più, una in meno, siamo già a tre o quattro, quindi... E, quindi appunto una sorta di vademecum su come approcciare, dopo essere stati beccati con sostanze in tasca o piantine in casa, come affrontare il braccio duro della legge. E, di conseguenza si è invitato appunto l'autore, avvocato Zaina. Al tavolo, oltre all'avvocato Zaina, c'è il presidente dei Radicali di Parma, Enrico De Somma, e modera Ferdinando Piccinini, avvocato del foro di Parma. Lascerei qua e il compito di moderare a Ferdinando.